Vigili urbani in festa per il 152esimo anniversario di fondazione. Dopo una santa messa celebrata alla chiesa di San Paterniano, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, è stata l'occasione oggi non solo per presentare il bilancio del Corpo Fanese, ma anche per togliere qualche sassolino dalla scarpa. A farlo il comandante della Polizia Municipale, Giorgio Fuligno. Noi sostanzialmente ci sentiamo a servizio della collettività e ci sentiamo anche di poterci fornire un giudizio positivo di quest'anno. E per quanto ovviamente, dicevo, come persone possiamo anche avere sbagliato, possiamo anche essere soggetti a critica. La critica la riteniamo una cosa costruttiva e positiva, viceversa ci rammarica l'offesa gratuita che viene fatta nei confronti di chi lavora, dei lavoratori per istituzioni, dei lavoratori della Polizia Municipale, così come anche per quelli delle altre forze di polizia. Il nostro lavoro è difficile, è un lavoro che ci mette a repentaglio, che mette a repentaglio quotidianamente la nostra incolumità. Lo facciamo con dignità, lo facciamo anche con convinzione. Abbiamo fatto una scelta, non ce l'ha detto il medico di venire a fare il comandante della Polizia Municipale o il vigile urbano, non ce l'ha chiesto il medico, l'abbiamo fatto, lo facciamo con spirito di sacrificio. Ripeto, possiamo anche sbagliare, però l'offesa gratuita ci rammarica. Il vicecomandante Anna Rita Montagna ha illustrato invece i risultati conseguiti dal 1 gennaio al 31 ottobre. Sono state elevate oltre 22.000 sanzioni, di cui 18.400 per divieto di sosta, oltre 1.100 per velocità eccessiva, 48 per l'uso dei cellulari alla guida e 37 per il mancato allaccio delle cinture di sicurezza. 16 invece sono le sanzioni che riguardano i conducenti con patenti scadute, circa 300 quelle per omessa revisione e 106 per la circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale. L'incasso per quanto riguarda le multe è stato di circa 1 milione di euro come lo scorso anno. Nei primi 10 mesi del 2015 inoltre sono stati rilevati 221 incidenti stradali, ma le attività del corpo, come sottolineato dagli agenti, sono molteplici e vanno dagli accertamenti sul corretto smaltimento dei rifiuti al controllo sull'inquinamento atmosferico e sull'amianto, dalle pratiche abitative alle informazioni di anagrafe. Proseguiranno anche i controlli in borghese per verificare la corretta raccolta degli escrementi dei cani e si sta pensando di organizzare degli incontri nei vari quartieri di Fano per un percorso di dialogo, formazione e informazione con i cittadini. Una prevenzione che viene già effettuata con le scuole di ogni ordine e grado. Siamo negli istituti superiori per un progetto che è organizzato da ADOC in collaborazione con la Regione Marche e che coinvolge diverse istituzioni, tra cui anche la Polizia Municipale, per sensibilizzare i ragazzi sul tema importante della sicurezza. Fra attività di prevenzione posso anche dire i corsi che siamo autorizzati a tenere sul recupero di punti decurtati dalla patente di guida, in cui appunto è un'attività che possiamo, insomma, che mettiamo in campo, finalizzata proprio a venire incontro ai cittadini e consentirgli di recuperare quei punti persi sulla patente di guida.